Brembo presenta In quest'ultima settimana la Formula 1 sta dando uno spettacolo che ha dell'incredibile. La Mercedes avanza dubbi e irregolarità nei confronti della Ferrari, in particolar modo del Power Unit, la maggiore potenza e quindi le più alte velocità sui rettilinei. Il Power Unit Ferrari ha un'erogazione di potenza non normale e difficile da giustificare con regolamenti stabili. Siamo davanti all'incoerenza di un sistema complesso come quello della Formula 1, perché nel momento in cui abbiamo un team, Mercedes, che ha dominato con un gap di vantaggio enorme per 5 stagioni, tutto va perfettamente bene. Ma quando cambia la situazione, quindi chi è stato dietro per effetto della stabilità regolamentare ha progressivamente fatto dei piccoli passi, dei piccoli miglioramenti e ha raggiunto il top performance di Mercedes, bene, viene messo in discussione, è caccia alle streghe. Ma attenzione, si va ad esaminare non chi ha dominato per 5 anni, ma la monoposto che ha fatto piccoli passi e oggi è in grado di competere con il team più veloce per le ultime 5 stagioni. Quindi un paradosso che non trova una giustificazione logica. Il Power Unit Ferrari continua a creare discussioni. Se la SF90 nei rettilinei stacca gli avversari con velocità di 8-10 km orari più alte, per gli avversari ci sono delle irregolarità tecniche e la FIA deve intervenire. La potenza del motore Ferrari è certamente un valore anomalo. Con regolamenti stabili, trovare questi grandi passi avanti è molto strano. Pronta la replica di Binotto, disposto a fornire chiarimenti e addirittura ad andare in verifica. Abbiamo una velocità di punta più alta degli altri, ma questo dipende anche dalla monoposto, che ha una minore resistenza all'avanzamento. Alla Ferrari viene contestato un uso di lubrificante, o meglio additivo, che altera le proprietà della benzina fornendo più potenza. Ma i controlli già effettuati dalla FIA sui campi di gara su carburanti e depositi scarichi danno ogni volta ragione alla Ferrari. I team concorrenti sono convinti che la superiorità del Power Unit 064 dipenda dal lubrificante introdotto nell'alimentazione, ma a valle del compressore, il che comunque rimane assolutamente conforme alle normative FIA. Il sistema dovrebbe sfruttare la sovralimentazione per portare l'aria in pressione all'intercooler per il raffreddamento. Un iniettore gestito dal pilota, modificando le strategie e i settaggi del volante, rilascia additivo che viene mescolato all'aria più fresca prima di essere canalizzato sull'aspirazione. Questa soluzione potrebbe quindi assicurare una combustione arricchita che aumenta il potere calorifico della benzina, la spinta del pistone e quindi la potenza. Questa procedura non è assolutamente vietata dal regolamento tecnico, in quanto l'additivo verrebbe immesso nell'alimentazione dopo il compressore. Continuiamo a monitorare tutti i parametri relativi alla conformità delle Power Unit ai regolamenti tecnici del Mondiale di Formula 1. Red Bull e Mercedes ritengono che il vantaggio potenza del motore Ferrari sia prodotto da questa soluzione e che il pilota possa utilizzarlo in qualifica e gara a seconda delle strategie. Resta il fatto che i costruttori di motori hanno individuato nei carburanti la strada più breve per far crescere la potenza. Non è un segreto che i laboratori chimici sono ormai in grado di intervenire a livello molecolare per produrre nuove formulazioni di benzine, capaci di aumentare il potere calorifico e quindi la spinta del pistone ad ogni combustione. Nel settore degli additivi la ricerca permette di intervenire sui legami molecolari. Allo studio nuovi composti chimici che riducono i problemi di detonazione spostando più in alto il rischio di autoaccensione della benzina. La chimica al servizio dei Power Unit assicura più alte sovralimentazioni, minori surriscaldamenti e migliora la potenza senza dover passare da soluzioni discutibili o illegali.
La Ferrari ha grandissime aspettative per il Gran Premio del Messico, in parte per le condizioni ambientali, e quindi parliamo dell'altitudine, 2240 metri, quindi aria rarefatta, ma soprattutto per il layout di questo circuito, 4300 metri, di cui un rettilineo che di fatto ne misura 1200. Si può sprigionare tutta la potenza del motore, velocità di punta in questo punto di 370 km orari. Il motore è fondamentale proprio per cercare di ottimizzare la prestazione, sfruttare al massimo tutto quello che è possibile gestire in termini di velocità massima nei due rettilinei, un motore che lavora con dei livelli di sovralimentazione elevatissimi, proprio perché avremo l'aria rarefatta che deve essere compensata da un livello di sovralimentazione molto più spinto, una turbina che girerà a regimi molto elevati, 125.000 giri, per pompare aria all'interno del propulsore e quindi non avere il decadimento delle prestazioni. Un circuito dove di fatto abbiamo anche un tratto molto impegnativo, che è quello subito dopo il rettilineo, ed è gestito da una serie di curve lente molto strette, dove con poco carico aerodinamico il pilota deve guidare di misura con precisione assoluta. Fondamentali le sospensioni per gestire al meglio con poco carico aerodinamico la traiettoria, avere un buon inserimento in curva e soprattutto trazione in fase di accelerazione. È un circuito molto complesso perché nella parte centrale abbiamo un settore dal 7 alla curva 11 dove non bisogna arrivare in ritardo di linea, tutte curve da quarta e quinta marcia. A questo punto il pilota deve sfruttare al massimo il carico aerodinamico per gestire al meglio la traiettoria, tenere sempre in carico la monoposto, sfruttare l'appoggio laterale, evitare che ci siano dei sovrasterzi in fase di uscita curva che compromettano la controcurva successiva. Quindi veramente un rebus per il pilota, soprattutto considerando che l'ultima parte di questo tracciato, potremmo definirla il motodrome, è molto tecnica, lentissima, e a questo punto il pilota deve imboccare l'ultima curva che mette sul rettilineo principale alla massima velocità. Se va bene per Ferrari, problemi per Mercedes. E intanto sentiamo cosa ci dice Lewis Hamilton. Nelle ultime due edizioni il Messico non ci ha portato fortuna. È veramente una pista anomala. Poco carico, poco raffreddamento, tanti problemi da risolvere. Lewis Hamilton si sta principalmente riferendo a problemi di affidabilità. Queste sono le preoccupazioni legate al Power Unit Mercedes, che quest'anno troppe volte ha evidenziato problemi di termosensibilità legate ai radiatori, che non sono perfettamente quotati alla W10. Quindi per evitare surriscaldamenti di tutta questa parte del propulsore diventa indispensabile aprire le prese di ventilazione, soprattutto il cofano motore, condizione tecnica che non fa bene alla conformazione aerodinamica, alle alte velocità sui rettilinei, quindi penalizza la prestazione complessiva della monoposto, per cercare di trovare un compromesso termico che vada bene al motore della Mercedes. Ma adesso scheda tecnica di ChronoGP relativo al circuito Hermanos Rodriguez, uno dei più tecnici e anomali della Formula 1. Il circuito Hermanos Rodriguez rappresenta un ambiente anomalo per una monoposto di Formula 1 progettata in funzione dell'aerodinamica. La quota di 2240 metri e quindi l'aria rarefatta stravolgono i rapporti di carico, efficienza e resistenza all'avanzamento. Dei 4300 metri di sviluppo, 1200 sono la lunghezza del rettilineo principale, aspetto che immediatamente pone la SF90, velocissima sui dritti, in una posizione di vantaggio. Il Messico potrebbe essere una buona opportunità per Ferrari. La nostra monoposto con i lunghi rettilinei lavora al meglio. La configurazione a bassa riportanza delle Ferrari, sommata alla minore resistenza dell'aria rarefatta, fanno sì che il muso outwash che sposta i flussi periferici all'esterno del corpo vettura diventi un vero e proprio asso nella manica per ottenere velocità sui dritti più alte della concorrenza. Fondo con angolo rake più accentuato lavora con vortici a protezione del bordo per evitare infiltrazioni d'aria e garantire massima estrazione dal diffusore a vantaggio di un migliore effetto suolo. Se da un lato l'aria rarefatta promuove più alte velocità di punta, diventa un boomerang in ambito raffreddamento. I flussi in quota hanno infatti una minore proprietà in termini di asportazione del calore da radiatori, intercooler e meccaniche. Il power unit al servizio dell'aerodinamica in questo caso diventa problematico nella gestione del raffreddamento.
La SF90 segue questa linea guida con un sistema motore ad alta densità, dove scarichi, ibrido e radiatori sono compressi in un'area più piccola. La riduzione degli spazi vuoti rende più difficile il passaggio dell'aria, il raffreddamento e, quindi, si deve riconsiderare la fluidodinamica interna alle pance. Aumentando il campo di depressione in coda alla monoposto, attraverso alettone e diffusore, viene amplificato l'effetto di aspirazione dell'aria calda, ma soprattutto un nuovo cofano motore, più ampio negli sfoghi, garantisce uno scambio termico efficace ed indispensabile su questo particolare circuito. Motore in pieno gas per il 70% del giro e richiesta di massima potenza per 1320 metri e 16 secondi continui generano sollecitazioni elevatissime sul power unit, in particolare sulla turbina, che deve girare più velocemente per compensare la minore densità dell'aria e garantire la massima sovralimentazione. Il Gran Premio del Messico si corre su una pista anomala per via dell'altitudine e dell'aria rarefatta. Importanti le prestazioni, ma soprattutto l'affidabilità. Sovralimentazione e MGOH in Messico sono una delle aree più stressate a livello termico. La turbina gira più velocemente per soddisfare la sovralimentazione in condizioni di aria rarefatta. Per evitare la conduzione del calore, 900 gradi, a compressore e parte ibrida, Ferrari ha integrato una barriera termica tra le due giranti. Questo sistema utilizza una serpentina montata sull'albero attraverso una coppia di cuscinetti al cui interno viene pompato liquido refrigerante a 70 gradi. Funziona come un vero e proprio schermo. Riduce la conduzione del calore dalla turbina incandescente e al compressore, che lavora ad una soglia più bassa di 200 gradi. Un vantaggio tecnico migliorativo per l'efficienza del power unit, tanto quanto per l'affidabilità, che sul circuito messicano diventa un parametro determinante nelle strategie di gara e gestione della potenza. Dall'esterno non si percepisce il livello di tensione che c'è all'interno di un team di Formula 1 durante le prove libere, le qualifiche e la fase di pre-gara, soprattutto se questo team si chiama Mercedes, quindi il team che ha già vinto 6 titoli mondiali costruttori consecutivamente, e quando parliamo di un pilota come Lewis Hamilton e Toto Wolff, ovvero sia due perfezionisti che vogliono spazi, ambienti e ruoli gestiti senza margine di errore. Bene, oggi è compito di ChronoGP quello di portarvi all'interno di un box nei momenti più delicati di messa a punto della monoposto, nelle prove libere, quando il pilota cerca di relazionarsi con i suoi tecnici e gli ingegneri per estrarre il massimo potenziale della monoposto e soprattutto prima della gara il rispetto delle strategie per non sbagliare i pit stop e anche in questa fase delicatissima cercare di ottenere il massimo potenziale dalla loro monoposto per ottenere le migliori prestazioni in assoluto. Quindi è proprio ChronoGP che vi porta all'interno del box Mercedes per scoprire i segreti della messa a punto della W10. Qui nel nostro garage abbiamo Toto, alla sua destra la crew di Lewis e a sinistra quella di Valtteri. E poi dal retro del garage in avanti abbiamo l'ingegnere di gara che al momento è alla radio. Poi c'è l'ingegnere delle prestazioni e quello è Ricci o Marcus. E lì da un lato abbiamo chi si occupa di gomme dalla parte di Lewis e sono praticamente di fronte al garage. E poi dall'altra parte abbiamo gli aerodinamici. In stagione nei vari ruoli ruota personale diverso ad ogni gara. In fondo abbiamo il motorista, che in pratica tiene d'occhio le accensioni del motore endotermico per assicurarci di mandare fuori l'auto alla giusta temperatura e alle pressioni corrette. Il mio ruolo seduto in garage è avere una visione generale di tutto, questo è importante. Posso vedere entrambe le squadre dei tecnici, sia Tony che Bono, con i loro team. Vedo le macchine in pista e i ragazzi sul muretto. Guardo principalmente i canali del telaio. Controllando la telemetria valuto sia l'affidabilità che le prestazioni della vettura. Devi evitare quello che non ti interessa. Valtteri ha uno stile finlandese, è molto calmo, obiettivo, anche sotto stress.
even in the most stressful of situations. Normalmente lo aggiorno giro per giro, sono il suo tabellone virtuale, ma non è semplice per me dirgli quali sono i problemi, i tempi sul giro, i distacchi e le preoccupazioni che abbiamo. Verstappen 33.6, we have lost that safety car gap to him with the traffic. You're going to have 5 cars coming up soon. Questa è una cosa relativamente nuova, in quanto ora disponiamo di intercom wireless e possiamo utilizzarli sulla griglia. Quindi, come puoi vedere, sia al muretto che nell'isola degli ingegneri abbiamo il pannello dell'intercom con una decina di pulsanti per comunicare. Ognuno può dialogare con un gruppo di persone, è una conversazione. Quando i piloti rientrano in garage viene collegato un auricolare. Io sono sulla griglia, ho un pannello intercom wireless e posso parlare ai piloti nel box. Siamo lontani da occhi indiscreti, così possiamo avere un rapido resoconto dei giri effettuati, come va il setup, come il meteo, cosa ci aspettiamo. Quindi possiamo davvero fare tutto questo senza avere 1000 persone affollate intorno alla macchina. In questa puntata affrontiamo il caso Alfa Romeo, partita molto bene nella stagione con prestazioni straordinarie che hanno toccato l'apice proprio nella fase estiva, con delle ottime prestazioni, sinonimo che tutto funzionava al meglio, a partire dall'aerodinamica, stile Ferrari con muso outwash, carico molto ben bilanciato sui due assi, tanta guidabilità della monoposto. In tema guidabilità lavora molto bene anche il telaio, che mette in target termico le coperture e soprattutto il propulsore di derivazione Ferrari, quindi tanta potenza ma soprattutto affidabilità. Tutto si spegne nell'estate, perché a partire dal Gran Premio del Belgio Kimi Raikkonen non va più a punti consecutivamente nelle ultime 5 gare. Soltanto 2 volte Giovinazzi, ma con un 9° e 10° posto. Oggi questa monoposto, la Sauber, è terzultima nella classifica costruttore, quindi troppo poco per un team che ha un supporto tecnologico come quello della Ferrari, e quindi l'indagine tecnica di ChronoGP per capire le motivazioni della regressione Alfa Romeo. L'inversione di tendenza e gli scarsi risultati che hanno caratterizzato la seconda parte di stagione mette in discussione il programma di sviluppo della Sauber. Dal Gran Premio del Belgio, Raikkonen sempre fuori dai punti e un 9° e 10° posto di Giovinazzi evidenziano una regressione della C38. È un momento difficile. Dobbiamo fermarci e riflettere su cosa sta succedendo per trovare delle soluzioni al più presto. Le soluzioni aerodinamiche importate dalla Ferrari oggi sembrano non riuscire più a garantire performance. Il progetto C38 è figlio della SF90 nel muso outwash come nell'impostazione dell'assetto. L'aerodinamica anteriore sfrutta i flussi puliti che investono il muso e li mantiene aderenti al corpo vettura fino all'alettone. Aumentando la pressione al posteriore, la sospensione si incarica di un ruolo chiave: mantenere l'altezza da terra minima per garantire il massimo effetto suolo a favore di un perfetto bilanciamento aerodinamico. L'assetto rialzato al posteriore permette di sfruttare al meglio il fondo per generare più spinta verticale. Compito dell'estrattore: svuotare il sottovettura dall'aria e generare un potente campo di depressione che spinge a terra la monoposto. Il sistema aerodinamica sospensione è programmato per controllare il rollio in curva. Riducendo le infiltrazioni d'aria, migliora la capacità di carico del fondo, ma non quanto sarebbe necessario per ottimizzare la spinta verticale e mettere in grip i pneumatici, il che rappresenta il maggiore problema della C38. La nostra monoposto non ha reagito come pensavamo agli ultimi aggiornamenti. Abbiamo un'instabilità in curva che dobbiamo ancora verificare. Un progetto ben riuscito, che nell'immediato d'inizio stagione ha subito espresso prestazioni di rilievo, sembra essersi plafonato in uno sviluppo tecnico non efficace e produttivo. L'Alfa Romeo C38 rappresenta comunque uno dei progetti più esclusivi ed estremi del 2019. La presa dinamica prevede 6 canali dedicati per raffreddare l'intercooler, alimentare il motore e smaltire calore dal KERS. Un disegno unico e complesso che dimostra una maniacale ricerca del dettaglio. Il Power Unit Ferrari compatto ha permesso di sviluppare un cofano molto stretto a vantaggio della pulizia aerodinamica al posteriore.
pance alte con doppio canale di ventilazione per meglio raffreddare i radiatori motore e, più in basso, centraline ed elettronica. Caratteristica che in Messico, a 2240 metri di quota ed aria rarefatta, potrebbe garantire un sicuro vantaggio tecnico migliorativo per prestazioni ed efficienza del Power Unit. Personalità di spicco, buon pilota, molto amato dagli italiani. Nanni Galli ci ha lasciato all'età di 79 anni con dei ricordi straordinari, una carriera che addirittura ha toccato la Formula 1, una gara con Ferrari e poi sport prototipi. Tante gare, ottimi risultati, a dimostrazione che era un pilota comunque completo, capace di essere veloce sulle vetture a ruote scoperte, ma soprattutto un grande perfezionista nelle gare di durata, dove di fatto ha ottenuto i suoi migliori risultati di carriera. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, una generazione di piloti italiani professionisti ha segnato la storia del motorsport con memorabili imprese nelle categorie delle sports car. Alcuni di loro hanno potuto debuttare anche in Formula 1. Andrea De Adami, Ignazio Giunti, Arturo Merzario, fino a Nanni Galli. Giovanni Giuseppe Gilberto Galli, detto Nanni, figlio di un ricco industriale tessile di Prato, dopo l'esperienza con i kart, nel 1964 inizia a correre su vetture turismo e nel 1967 entra a far parte del team corse Alfa Romeo, l'Auto Delta. Nell'anno successivo, con il team di Arese, si piazza al secondo posto della Targa Florio e bissa il risultato nella 500 km di Imola, in coppia con Ignazio Giunti. Nel 1970 debutta in Formula 1 nel Gran Premio d'Italia con una McLaren motorizzata con l'8 cilindri Alfa Romeo senza qualificarsi. Nel 1972, mentre guida una deludente Tecno, viene chiamato dalla Ferrari a sostituire l'infortunato Clay Regazzoni nel Gran Premio di Francia. Parte ventesimo in griglia e chiude al quindicesimo posto, a un giro dal vincitore Jackie Stewart. Questa è l'unica volta del pilota di Prato a bordo della rossa di Maranello. Nel 1973 chiude la sua carriera in Formula 1 con il team di Frank Williams e un nono posto in Brasile, che diventa il suo migliore risultato in carriera. Molto più importante la sua carriera con le sport prototipo, tutta legata al marchio Alfa Romeo e alla T33 nelle sue varie declinazioni. Nel 1968 vince al Mugello e a Vallelunga, sale sul podio a Imola e nella Targa Florio e chiude al quarto posto la 24 ore di Le Mans in coppia con Ignazio Giunti. Nel 1970 è secondo nella 500 km Imola in coppia con Andrea De Adamic. Nel 71 due podi nella trasferta americana in coppia con Rolf Stommelen. Terzo a Buenos Aires, secondo nella 12 ore di Sebring, un altro podio, sul terzo gradino, alla 1000 km di Zeltweg. Nel 1972 il miglior risultato è il secondo posto alla Targa Florio, in coppia con Helmut Marko. Nel biennio 73-74 partecipa ad alcune gare con una Osella PA2 Abarth, senza risultati di rilievo. Decide così di abbandonare le corse per dedicarsi a tempo pieno all'azienda di famiglia. Si può descrivere il sentimento che ti viene fuori da casa. Nanoprom ha presentato Chrono GP.